assessore alla cultura del comune di Santo Stefano Belbo. C'è una nuova stella nel firmamento delle Langhe e del consorzio di Langhe Monferrato Roero. Ce ne puoi parlare? Sì, certo, grazie. Io faccio parte del comitato di indirizzo strategico del consorzio delle eccellenze di Langhe Monferrato Roero ed è un progetto molto bello perché finalmente c'è un consorzio che ha voglia di impegnarsi veramente nella valorizzazione delle eccellenze. È sicuramente vero che di consorzi di enti che lavorano in questo senso ce ne sono molti e talvolta sembra quasi, si parla talmente tanto di valorizzazione del territorio, di eccellenze enogastronomiche che quasi queste tematiche sembrano svuotate del loro vero significato. Ma qui quest'oggi abbiamo deciso proprio di chiederci cosa rappresentano le eccellenze e che cosa possiamo fare affinché queste possano avere il giusto riconoscimento in tutto il mondo. Il consorzio ha delle buonissime prospettive di lavoro, tante idee, tanta voglia di fare e quindi sicuramente sarà diverso da tutti gli altri e creerà sicuramente una possibilità in più per tutte le aziende della zona. Ecco, partire dal piccolo per arrivare al grande. Era la filosofia di Michele Ferrero, la state applicando anche voi? Questo sicuramente, anche perché il nostro territorio è costellato di piccole aziende e oltre alla Ferrero che è stata un'azienda importantissima per il territorio, ma tutte le altre che hanno fatto la fortuna della zona sono tutte piccole aziende. È vero che finora c'è stata un po' di difficoltà, un po' per il nostro modo di essere, di unirsi e di avere voglia di vendersi nel modo più giusto, ma sicuramente questo consorzio aiuterà le persone a mettersi insieme e a valorizzare tutto quello che c'è di bello e che produciamo di buono e di bello e farlo conoscere in tutto il mondo. Grazie, da grande appuntamento. Grazie a voi.